Oggi siamo allegrissimi perché guardate che ho trovato al mercato, l'asparagi selvatici. Sentite la musichetta? E che ci facciamo? La cosa migliore per mangiarli è sicuramente, da ridere, la cipolla, delle uova, il burro, un goccetto d'olio e ci facciamo una frittatina. Non frittata, a me non mi piace tanto la frittata con la compatta. Mi piace un po' strapazzatella, che si vede un po' più di giallo che di bianco. Ora faccio vedere come piace. Allora, questi sono gli asparagini, asparagi selvatici. Come si puliscono? Stavo dicendo come si cavano, a Roma si dice come si cavano. Allora, c'è una parte durissima, che è questa qua. Poi, tutti i pezzettini, possiamo farli così. Così, proprio rotti a mano. A mano, col coltello. E questo è tutto il tenero, ok? Quindi, vi faccio vedere. Questa, vedete? C'è una parte che proprio si rompe. È quello più duro, il gambo. E poi, questo è tutto quello buono che si può mangiare. E si può fare direttamente in padella senza scottarli, ok? Allora, un po' di burro, non tutto, un pezzetto, qua. Poi alziamo un goccino d'olio, stavolta con. Mi viene proprio da ballare. Allora, poi stavolta che succede? Con le verdure, con questo gusto così vero di asparago e cipolla, olio di Giorgio Franci. Vado. Quindi siamo in Toscana. Faccio sciogliere. Mano a mano però. Oh, ma la frittata col cipollotto fresco. Ma che te lo dica fa? È da paura. Allora, vado così. Tolgo la prima camicia. Così. Madonna, mi piace sta musica. Vai, allora. Così. Faccio così. Abbondante. Ah, cipolla abbondante, eh. Qua col pane giusto, ragazzi. Anzi, c'è una sorpresa, vedo un po' se ce l'ho meno avanzata. Non se l'ha mangiata tutta Mario. Metto cipolla, vado così, facciamo piano piano, capito? La facciamo ammorbidire leggermente, no? Però si deve sentire sotto i denti. Vai, abbondante. Vai. Io taglio anche questo, che mi piace tantissimo, la parte quella più verde. Buono, buona, buona, buona. Ma poi fa bene. Non mi piace la cipolla, ma che state a dire? È impossibile che non piace. Incomincio a mettere gli asparagi, do un'altra bottarella di coltello e vado. Per pulirli più velocemente, fate così. Prendete, si spezza qui il duro, quindi il gambo via. Poi vado, taglio piccolo, piccolo, piccolino, così va un po' dappertutto, no? Bontà, bontà assoluta! Sentite che bello, proprio da DJ, oggi mi sento DJ. Allora, guardate qua, le aggiungo tutti gli altri. Questi asparagi che cosa hanno di particolare? Sono un po' più amari, sono un po' più selvaggi. Non sono quelli coltivati che sono più dolci. Allora, il fuoco deve essere più della metà della potenza, che vuol dire? È 9 la mia potenza massima, io lo metto a 7. Però devo girarlo costantemente, devo curarlo, ok? Così. Adesso abbasso un pochino, vado a 6. Rompo le uova. Fammi una bella frittata, eh? Bella, bella. Ho detto, non ripeto, è più un uovo strapazzato che una frittata vera, eh? Rompo leggermente le uova, così. Io appena appena, le smuovo appena appena, così va bene. Va bene? Adesso alzo di nuovo. Al massimo a 9. Vedete, bello, guardate il bel colore, è rimasto un bel colore. Ah. Butto le uova qui dentro. Adesso. Che meraviglia, ragazzi. Che profumo. Giro leggermente, così. Facciamo riprendere un pochino l'uova. Vedete com'è? Non è uniforme, il colore giallo è di grado, diciamo, tra il bianco e l'arancione. Un po' di sale. Allora, mescolatele sempre, così ci sarà una cottura più uniforme, vedete? E non si deve rapprendere troppo, deve essere morbida, deve rimanere morbida. È un uovo strapazzato, non è una frittata. Guardate, appena vedo che l'albume si è rappreso, levo. Ci siamo. Pronti? Mamma mia, che bello. Fatte, via. Fuori dal fuoco. Allora, qui c'è una sorpresa.
Allora, taglio la pizza. Che bontà, che merenda questo. Che pranzo. Ah, scotta da morire. E poi così, giusto così, se volete, perché il formaggio a casa mia non manca mai, se volete, vi piace, guardate qua. E parmigiano e asparagi, ragazzi. Che dire? Una grattata di pepe. Tacchete. Cioè, mo adesso a quest'ora, che ore di pranzo? Qualcuno di voi mi sta a vedere all'ufficio. Che farebbe questo panino? Una bontà. È buonissimo, fantastico. Buonissimo, ragazzi, buonissimo. È stagione, vai. Buona, buona.